No, ma secondo me non è stata equilibrata, perché oltre ad avere avuto quattro occasioni clamorose, penso che l'episodio l'ha deciso qualcun altro. Perché se dopo 7 minuti un portiere che fuori area atterra l'attaccante che sta facendo gol e non riesce neanche a fischiare, a dare il cartellino rosso, neanche a fischiare fallo, già lì inizia tutto male. Io penso che il rigore dei Teti, se gli deve sparare, deve attaccare col collo, non riesco a capire, doppia ammonizione, espulsione, poi fatta lì a chi... Chi fa un gol che sono 3 metri fuori la palla e quello doveva essere espulso su rigore, di calcio non si può parlare. Poi possiamo parlare che abbiamo avuto 4 occasioni, dovevamo essere più cattivi, tante storie, quelle sono altre storie. Poi se io devo stare a valutare quello che è successo dentro al campo, posso parlare di calcio, perché è tutt'altro. I ragazzi sono un anno e fanno i sacrifici, come l'hanno fatto il Tivoli, come l'ha fatto il Frascati, ci mancherebbe altro. Ma io devo perdere la partita perché sono meno bravo degli altri. Non posso perdere la partita perché sono condizionato da diverse situazioni o da diverse decisioni che non possono essere adeguate a una partita del genere. Se io avevo fatto male, se i ragazzi avevano fatto male, io andavo dentro il spogliatoio, io me li mangiavo vivi e non succedeva niente. Siccome che i ragazzi non gli posso dire niente, e questa partita non è stata colpa loro perché l'ho persa, il calcio è un'altra storia e non posso aggiungere altro. È qualche anno che faccio queste partite. E quello che è successo oggi è una cosa troppo scandalosa per poter essere vera, per giocare una partita, un campionato, un sacrificio di una società, di un presidente che mette i soldi. Questo purtroppo non lo posso accettare, perché purtroppo i ragazzi hanno fatto una grande partita. Se avessero fatto una partita di merda, scusatemi il termine, io non potevo, io neanche stavo qui a parlare, ma siccome hanno fatto una grande partita e non l'hanno decisa loro, e questo dispiace.